Cresti, Lazzaretti, Lazzaretti, ci dica un po', che intenzioni ha quest'anno, eh? Ce la facciamo a prendere la maturità? Beh, azzardare un pronostico mi sembra prematuro. Diciamo che prevedo un anno denso di impegni. Il nostro obiettivo comunque rimane la salvezza. Lazzaretti! Mancano pochi giorni al suono della prima campanella, ma la scuola fiorentina è ancora nel caos. Le incertezze sono molte, a cominciare da quelle che riguardano proprio l'inizio delle lezioni. Il 15 settembre, data che dovrebbe inaugurare il nuovo anno scolastico, i docenti della provincia potrebbero disertare le aule. Chiamati a raccolta dai sindacati per protestare contro i tagli, in molti si presenteranno all'assemblea in programma al Sasciol, giovedì mattina tra le 8.30 e le 12.30. Nei fatti, dunque, l'apertura degli istituti potrebbe essere rimandata al giorno 16. E sono molte le scuole del territorio che hanno già annunciato chiusura. Ritardi anche nelle nomine dei supplenti, un'operazione che distribuirà 1.700 precari per le varie scuole del comprensorio. Le assegnazioni annuali, che per i docenti di medie superiori fiorentini erano previste per mercoledì 8 e giovedì 9, slitteranno al 13 e 14 settembre. Attendono la loro sorte anche i bambini in lista per un posto al nido comunale. Sono ancora 1.000 quelli che aspettano una collocazione. Punti interrogativi, infine, anche per gli studenti rimandati a settembre. Nel loro caso, però, l'incertezza durerà ancora poche ore. I risultati degli esami di riparazione, infatti, vengono pubblicati proprio in questi giorni. Nell'era della riforma Gelmini, il conto alla rovescia rischia sempre di più di trasformarsi in una corsa contro il tempo. Alla scuola Rodari di Scandicci, un istituto comprensivo di 4 plessi recentemente ristrutturato, perfino il preside e gli insegnanti hanno dovuto mettere mano a scope e stracci per rendere le aule agibili entro il 15 settembre. Lavoro in corso anche al liceo classico Dante, all'alberghiero Buontalenti e allo scientifico Rodolico. Qui, in attesa dell'ampliamento della sede di Via del Podestà, si procede alla costruzione di un prefabbricato che ospiterà 4 aule. Tutti gli interventi, assicurano dalla provincia, dovrebbero concludersi entro l'inizio della scuola. Intanto, proprio in questi giorni, la provincia farà un nuovo punto sull'edilizia scolastica. Il bilancio dello scorso maggio sollevava non poche preoccupazioni. I lavori di adeguamento sismico nelle scuole del territorio richiederebbero una spesa di 50 milioni di euro. 10 milioni invece sarebbero necessari per conformare gli immobili alle normative antincendio. 100 per garantire il rispetto dei criteri in materia di rendimento energetico e acustico. Quello di maggio, dunque, suonava come un campanello di allarme per la sicurezza nelle scuole. Dalla provincia si attendono ora nuovi aggiornamenti.